È un privilegio essere qui alla Centrale delle Acque a Milano a parlare delle sculture di Primo Levi proprio nel cuore della mostra qui organizzata. È un privilegio perché, come sapete, le mostre in questo periodo sono solo online, però almeno è meno male che tutti potranno vederle online, queste sculture, oppure attraverso il catalogo cartaceo, che si avvale delle immagini di un bravissimo fotografo come Pino dell'Aquila. A volte le foto riescono anche a, in qualche modo, intensificare le opere, la bellezza di queste opere. Per esempio, parliamo del coccodrillo. Se voi vedete la fotografia del catalogo, vedete proprio un contrasto molto forte tra il corpo del coccodrillo, quindi la scultura stessa in filo di rame, come sappiamo, quindi una cosa molto aerea, un'immagine leggera, quasi immateriale, e invece vedete quest'ombra così incongrua rispetto all'immagine da cui parte. È un'ombra pesante, addirittura oscura sotto le fauci del coccodrillo. Ecco, questo contrasto così forte è un po' nel DNA di tutte queste sculture in filo di rame di Levi. Innanzitutto lui ci ha spiegato che queste sculture erano fatte soprattutto per gioco, per passatempo e che affondavano nell'infanzia di Primo Levi perché lui da bambino giocava col filo di rame. Sappiamo che il padre, che commerciava in motori, aveva degli avanzi di filo di rame con cui il bambino appunto ci giocava. Quindi c'è un'immagine, un'esperienza ludica sostanzialmente. E però se guardiamo tutte queste immagini, dal centauro all'immagine antropomorfa, al coccodrillo, questo filo di rame non può non evocarci dei reticolati, dei fili spinati, cioè qualcosa di assolutamente inquietante che contrasta con l'aspetto giocoso che lo stesso Primo Levi ci ha detto e su cui ci ha indirizzato. Quindi questa duplicità che è un po' l'anima di Primo Levi, sappiamo la figura del centauro, che tra l'altro qui è anche rappresentato, è un po' il suo marchio di fabbrica come scrittore. E questa duplicità è ben rappresentata. Questo Primo Levi, cuore di contrastanti sentimenti e espressioni. Ecco, questa mostra che sembra in qualche modo qualcosa di eccentrico rispetto all'opera di scrittore, di Primo Levi, di testimone, di scrittore, di intellettuale, eccetera, di scienziato, e invece rappresenta appunto va nel cuore dell'anima di Primo Levi perché rappresenta benissimo questa duplicità continua della sua mente e del suo operare.